Minorenni sdraiati in mezzo alla strada in attesa delle auto in corsa. Si chiama Planking Challenge ed è sempre più virale. L'ennesima notizia di ragazzini che hanno rischiato la vita emulando alcuni coetanei visti sui social arriva da Castel Sant'Elia. Ma che cos'è la Planking Challenge? Dunque, questa è l'ultima sfida alla quale gli adolescenti si sottopongono. Per quanto riguarda questa esperienza specifica, viene dall'inglese, quindi planking, che significa sdraiarsi, per cui la sfida qual è? Gli adolescenti devono sdraiarsi in mezzo alla strada e devono attendere, fondamentalmente nel momento in cui si sdraiano non c'è nessuno, ma fondamentalmente devono aspettare fino all'ultimo minuto che passino le macchine e poi sottrarsi. Al di là di questa esperienza specifica, abbiamo visto negli ultimi tempi un proliferare di queste challenge, di queste sfide. Il discorso è, come dire, molti danno la colpa, comunque pensano che siano i social in qualche modo a indurre gli adolescenti a mettersi in gioco in questo senso. In realtà, questo tipo di come dire, di prove alle quali si sottopongono, fanno parte di tutta una serie di riti di iniziazione che i gruppi di appartenenza, in particolare appunto nel periodo, quindi nel ciclo di vita che è l'adolescenza, mettono in atto per testare in qualche modo la tenuta, no, della persona, la sua resistenza e la sua capacità di far fronte, no, a delle sfide per essere dentro il gruppo. Ci sono delle caratteristiche individuali che possono rendere un soggetto, un giovane, in questo caso parliamo di giovani, più propenso e quindi a rischio di queste challenge così pericolose. Se parliamo di fenomeni a rischio, allora, da una parte è vero che l'adolescente, e quindi fa parte dell'adolescenza il fatto di ricercare comportamenti a rischio, no? Proprio per sperimentarsi e per crescere, per acquisire un'identità. Dall'altra è vero anche che ci sono individui che magari hanno una fragilità maggiore rispetto a quello che sentono di poter fare e di non poter fare, in cui la necessità di approvazione da parte del gruppo diventa preponderante e quindi sono potenzialmente più a rischio di magari commettere dei gesti o mettersi, diciamo, in situazioni che possono minare la loro sicurezza e la loro incolumità. Fermo restando che è fisiologico, no? Che appunto l'adolescente, proprio per il momento del ciclo di vita che sta affrontando, tende a mettersi in situazioni a rischio perché si deve sperimentare. Quindi, come dire, da una parte è anche un bisogno dell'adolescente di misurare se stesso con delle prove. Dall'altra è anche vero però che bisogna informare i ragazzi sul fenomeno che sottende questo tipo di prove, cioè devono essere consapevoli che, come dire, mettere a rischio la propria incolumità al fine dell'appartenenza non è sicuramente un'appartenenza sana, cioè nessun gruppo ti richiede di, come dire, andare oltre te stesso, di mettere a rischio la tua propria vita per stare dentro, no? Per essere appartenente. Quindi va bene, come dire, la messa alla prova per se stessi, per misurarsi, va bene, come dire, negoziare alcune caratteristiche individuali ai fini dell'appartenenza, non va bene che questa appartenenza sia richiesta in termini di un costo così elevato di rischio personale.